Pace e bene. Un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto numero 7. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace, la misericordia, l'amore di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni per mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che nella risurrezione di Cristo, tuo Figlio, ci rendi creature nuove per la vita eterna, dona a noi, tuo popolo, di perseverare nella fede e nella speranza, perché non dubitiamo che si compiano le tue promesse. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni giunsero a Listra, ad Antiochia e da Iconio alcuni giudei, i quali persuasero la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo morto. Allora gli si fecero attorno i discepoli, ed egli si alzò ed entrò in città. Il giorno dopo partì con Barnaba alla volta di Derbe. Dopo aver annunciato il Vangelo a quella città e aver fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché, dicevano, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni.
Designarono quindi per loro in ogni chiesa alcuni anziani e, dopo avere pregato e digiunato, li affidarono al Signore nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisidia, raggiunsero la Panfilia e, dopo aver proclamato la parola a Perge, scesero ad Attalia, di qui fecero vela per Antiochia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Appena arrivati, riunirono la chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. E si fermarono per non poco tempo insieme ai discepoli. Parola di Dio. I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno. I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno. Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno. Canti la mia bocca la lode del Signore e benedica ogni vivente il suo santo nome in eterno e per sempre. Signore, proclamino la gloria del tuo regno. Alleluia, alleluia, alleluia. Cristo doveva patire e risorgere dai morti ed entrare così nella sua gloria. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Parola del Signore. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non quella del mondo che è quiete, ma quella pace interiore che aiuta a vivere la volontà del Padre. E qual è la volontà del Padre? La nostra salvezza. La pace è sentire l'amore di Dio verso di noi.
e avere questa capacità di corrispondere al suo amore. Un amore che aiuta a superare ogni difficoltà. Dice Gesù, viene il principe del mondo che lo porterà a morte. Abbiamo sentito anche Paolo lapidato. Abbiamo le difficoltà, dobbiamo anche noi accoglierle come segno della fede che abbiamo ricevuto. Ma dice, io ho vinto il mondo, ho vinto il principe del mondo che non può nulla contro di me. Sta andando verso la morte. E diceva il versetto, doveva patire, ma ha distrutto la morte risorgendo ed entra così nella gloria. San Francesco diceva, ma ami veramente il tuo fratello? Ami veramente Dio nel fratello? Ma tutto può andare bene quando non ci sono difficoltà. Ma dice, quando il tuo fratello ti tradisce, lui nel quale hai posto la vita, e ti mette a morte spiritualmente, non perdere la pace perché il Signore è con te. E questo è un segno, è una grazia del Signore. Per entrare nel regno di Dio bisogna attraversare molte tribolazioni, perché quelle aiutano a vedere a che punto è arrivata la nostra fede, a che punto è arrivato il nostro amore. È nelle difficoltà che il Signore ci dona quella pace interiore da essere come Paolo, lapidato, continuo, avanti. Quante ne ha passate, ma dice, il Signore è con me, e questa è la mia forza, è questo che mi aiuta a donare la vita, ad amare come Lui mi ha amato, ha trasformato la mia vita e io la metto al servizio degli altri. Vi do la pace, la mia pace, che in ogni situazione è Lui presente con il suo amore e mi dà la grazia che anche nelle difficoltà, attraverso l'opera dello Spirito Santo che mi è donato, posso anch'io amare e donare la mia vita. Pregate, fratelli e sorelle,
perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Immolato sulla croce, più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede, ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunziamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Leopoldo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, i defunti delle famiglie De Paoli, Toscano, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua è la partenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo che ti sei degnato di rinnovare con questi sacramenti di vita eterna e donali di giungere alla risurrezione incorruttibile del corpo destinato alla gloria. Per Cristo nostro Signore. Preghiera al Signore con l'intercessione di San Leopoldo in questo tempo che ci prepariamo alla festa venerdì prossimo. O Dio, tu manifesti la tua onnipotenza soprattutto nella misericordia e nel perdono e hai voluto che San Leopoldo ne fosse tuo fedele testimone. Per i suoi meriti, concedi a noi di celebrare nel sacramento della riconciliazione la grandezza del tuo amore. Amen.
Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Canto 134.